Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Ma perché hai chiamato la tua amica Mary? Speri che possa aiutarti? Credevi che non sentissi Rosie? Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Prima dell'alba tu morirai. Pronto? Chi parla? Nora Davis. Davis con la D. D come delitto. Capisco, sì. Venga avanti, signorina. Non abbia paura. Venga, prego. Deve arrivare fino in fondo al corridoio. Mi deve scusare se non le vengo incontro, ma purtroppo io non posso camminare. Ancora avanti. Spero che non l'abbia seguita nessuno, come le ho raccomandato. Bisogna essere prudenti, molto prudenti. Soprattutto quando si è visto troppo e il proprio nome comincia con... Espulso da una società di doppiaggio che si chiamava SAS, Società Attori e Sincronizzatori, gestita da un gruppo di attori importanti che purtroppo avevano capito che era un po' un personaggio singolare, diverso, che la voce addirittura non poteva essere usata, a che aveva una voce particolare. Lo stesso la signora Federnaud, tanto sono morti tutti, io adesso ho, per l'età che ho, come diceva Randone, dico quello, giuro di dire la verità, nient'altro. Mi fece fuori, dice, sai, una voce, non è che mi disse una voce da alieno, ma un affare così. Certo, restai male perché mi dovevano poco, ma tutti i ruoli strani, i mostri, gli effeminati, i castrati, non ne potevo più.